Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi in questo video vi faccio vedere tutti i miei profumi alla rosa, tutte quelle profumazioni dove la nota della rosa primeggia e spicca, dove è la protagonista. Un po' di tempo fa, era forse novembre, avevo fatto una foto che avevo caricato su Instagram dove avevo fatto vedere tutti i miei profumi alla rosa e l'avevo intitolata La mia nota preferita. E volevo farlo allora questo video, poi mi sono detto siamo quasi alla fine dell'anno, aspettiamo la primavera. Adesso che siamo a maggio e maggio è considerato il mese delle rose, ho deciso di prendere la palla al balzo e fare questo video. Io amo la nota della rosa perché la trovo una nota elegante, una nota senza tempo e la trovo una nota che sta bene un po' a tutti. Vi faccio vedere tutta questa carrellata di profumi, alcuni ve li ho già fatti vedere, altri no. Sono tutti profumi low cost a parte uno che costa un pochino di più degli altri, ma niente di esagerato. E vi dico quello che insomma è su di me la persistenza, quello che ci sento io. Parto da un primo profumo che è di L'Erbolario ed è Albero di Giada. Questo profumo l'avevo sentito quando era uscito sul mercato. E non mi aveva entusiasmato particolarmente, mi era piaciuto, ma non pun al punto tale da comprarlo. Qualche mese dopo lo avevo ritrovato al mercatino dell'usato. Per chi è della provincia di Varese, io vado spesso al mercatino di Cocchio Trevisago che si chiama La Pulce. E l'avevo trovato, era praticamente quasi nuovo, ne mancava veramente pochissimo e l'avevo pagato 3 euro. Avevo detto alla commessa: lo prendo, e lei mi aveva detto: lo vuoi sentire prima? Io ho detto: no, no, guarda, lo conosco già, voglio acquistarlo. E mi aveva detto che l'aveva portato questa persona che appunto gli era stato regalato, ma non era un regalo gradito, che era stato gradito. Io da lì ho incominciato ad amare questo profumo, che tra l'altro, quando vi ho fatto il video con i miei profumi di L'Erbolario Alta Persistenza, questo non mi ricordo se ve l'avevo messo. Comunque, è un profumo che ha una buonissima persistenza, lascia una buonissima scia, è un profumo intenso, tant'è vero che a volte quando lo indosso mi viene da dire forse ne ho messo troppo perché è molto molto presente, veramente presente, anche sugli abiti resta attaccato per giorni, addirittura a volte anche quando li lavo lo ritrovo nelle fibre, è veramente un ottimo profumo e mi piace tantissimo questo perché io quando lo metto penso a mio papà perché mio papà è appassionato di piante da giardino, nel giardino ha questa fila di rose ad alberello ed ha questa rosa che è una rosa gialla con i bordi di un color corallo arancione e ha il profumo che ha questo profumo. Hanno fatto un lavoro ottimo, si sente tantissimo questa nota di rosa gialla che è la protagonista di questo profumo ed è esaltata, sublimata dal bergamotto, dal tè bianco, dalla verbena e dall'ambra, cioè fanno tutto questo gioco di sottofondo per andare a sublimare e a rendere protagonista questa rosa. Mi piace tantissimo. Quando lo indosso mi sembra di essere in un roseto perché è proprio un profumo che ti avvolge, che ti circonda e dove cammini lasci la scia. È un profumo che mi ha fatto ricevere dei complimenti, un profumo fresco, un profumo che ho usato anche tante volte in estate e poi quando ne ho voglia durante l'anno. È un profumo ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo perché ha proprio delle buone prestazioni, almeno sulla mia persona, ed è Albero di Giada di L'Erbolario. Un altro profumo sempre low cost economico è questo profumo del marchio PS che si chiama Rosewood. L'avevo acquistato l'anno scorso ad agosto da Primark. È un 20 ml, l'avevo pagato circa 2,50 euro. È un profumo buonissimo dove sempre la protagonista è la rosa e dove questa nota di rosa è sempre sublimata ed esaltata da questa parte legnosa. Questa parte legnosa che io identifico quella nota dell'abano, questo legno ricco, questo legno dolce, questo legno polveroso, questo legno fumoso, insomma, che va ad esaltare questa nota di rosa. Questo profumo, tra l'altro, si avvicina olfattivamente, insomma, somiglia molto al profumo della Clinique, l'Aromatic Elixir in White. E ha un altro profumo che si ispira sempre all'Aromatic Elixir in White, che è Varencia in White o Varencia White di Clinique.
un rig da Varenne, su quella lunghezza d'onda lì. È veramente un ottimo profumo, estremamente elegante, polveroso, con questo sentore legnoso, rosa, legno, mi piace veramente tantissimo. È un profumo che non ha una persistenza altissima, dura quelle 3 ore, dove in quelle 3 ore è intenso, insomma, andando ovviamente a decrescere l'intensità, poi rimane sulla pelle con questo accordo legnoso e di rosa, molto intimo, molto buono, quasi come fosse una crema alla rosa. È veramente qualcosa di eccezionale, uno di quei profumi che ti coccolano anche da usare dopo la doccia. Io sono stato di recente, fate conto, un 3 settimane fa a Milano, e hanno aperto a Milano il negozio di Primark, che ho visto che ci sono ancora questi profumi. Per 2,50 € ne vale la pena di averlo, perché è un buon profumo. Per quelle 3 ore ce l'hai addosso e ti coccola, e poi rimane sulla pelle con questo sentore che ti ricorda un po' una crema alle rose, ed è veramente ottimo. Ed è Rosewood del marchio PS. Poi, terzo profumo è questo profumo di Renato Balestra, che si chiama Argento. Io amo questo profumo, è un profumo maschile dove primeggia questa nota di rosa ed è accostata alla nota del mughetto. Il mughetto che gli dà quella parte più verde, quella parte più pungente, quella parte anche un pochino più carnale, che si fonde benissimo con questa nota di rosa. È veramente un ottimo profumo, si apre con le note degli agrumi, quindi ha questa apertura fresca, questa apertura frizzantina, poi si trova appunto questa rosa mughetto che insomma arricchiscono questo profumo, e il fondo, cioè questo fondo legnoso e muschiato. Buon profumo, persistenza media. E mi piace veramente tanto, soprattutto perché questo profumo qua ricorda, scusate, delle fragranze di altri tempi, retro, ha proprio un'anima retro questo profumo, e questo me lo fa amare tantissimo. Lo trovo elegante, da uomo elegante, mi piace tantissimo per le serate della primavera e dell'estate, proprio un profumo da sera questo, molto molto elegante, molto fine. Proprio da quegli scenari, come vi dicevo un po' qualche tempo fa, per altri profumi, proprio quelle serate che fai all'aperto con gli amici, che sei a ridere, scherzare, fare una cena, fare anche solo quattro chiacchiere con le candele che creano quella luce, fanno quell'atmosfera con una musica in sottofondo e sei in compagnia. Ecco, mi dà questo, e lo trovo proprio adatto per queste occasioni, soprattutto per la sera, ecco, più che per il giorno, per la sera. È veramente un ottimo profumo, anche semplicemente per andare a una cena o un ristorante, non che bisogna fare per forza una cena all'aperto, comunque sempre per uno scenario serale lo trovo adatto questo profumo, ed è Argento di Renato Balestra. Poi un altro profumo buonissimo che mi piace un sacco è il Moschino Toy Boy. Questo profumo mi piace tantissimo per la simpatia che ha questa boccetta, e poi per questa nota di rosa che comunque primeggia in questo profumo, e si sente tantissimo anche la parte dell'apertura, che è una parte dolce, c'è questa nota di pera e questa nota di elemi che gli danno questa dolcezza e anche questa parte aromatica, l'elemi. Poi c'è questa rosa e questa magnolia nel cuore, e poi ha questo fondo legnoso, questo fondo muschiato, molto molto buono, veramente un ottimo profumo, e è una chiappa complimenti questo profumo, perché tutte le volte che l'ho messo mi ha fatto ricevere tanti complimenti. È un profumo che mi fa stare bene quando ce l'ho addosso, lascia una buona scia, ha una buona proiezione, ed è quello che tra tutti quelli che ho qua è quello che costa un pochino di più. Questo qua è un 30 ml, un Eau de Parfum, io l'avevo preso da Acqua e Sapone, mi sembra che l'avevo pagato sui 22-23 euro. Poi magari su internet ci sono anche delle occasioni, lo si trova meno, comunque è un profumo che ti fa fare bella figura. Anche questo io l'ho usato di giorno, mi piace per il giorno, però l'ho usato anche la sera, e secondo me alla sera ha un suo perché maggiore, ecco. Ed è Toy Boy di Moschino.
Poi un altro profumo che vi avevo fatto vedere, questo qua l'avevo scoperto l'anno scorso, l'avevo acquistato al supermercato Il Gigante, è Una Nota Blu di Gattinoni. Questo profumo è buonissimo perché ha questa apertura dove troviamo l'arancia e il mango e ha questa apertura un po' agrodolce e soprattutto questa nota di mango che gli dà questa dolcezza, ma gli dà anche questo sentore un po' esotico e tropicale. E poi c'è questa rosa, è diciamo uno di quei profumi che la rosa la si sente quasi subito da quando lo spruzzate. Ha sentito così, sentite subito arancia, ma soprattutto mango. Si sente tantissimo questa parte dolce del mango e che gli dà, ripeto, questa parte un pochino esotica e tropicale. Poi spicca questa nota di rosa che si sente veramente tanto, e c'è rosa, gelsomino e fiori d'arancio. Si sente anche la nota del gelsomino, però la rosa primeggia qua dentro e poi ha questo fondo muschiato che, soprattutto nella seconda parte della giornata, lo lascia sulla mia pelle con questo sentore appunto talcato di rosa. È dolce, è veramente un ottimo profumo. Anche questo, quando l'ho messo, mi ha fatto ricevere tanti complimenti. Questo lo trovo un profumo adatto per il giorno. È un profumo comunque che ti dà questa frizzantezza, questa freschezza, però allo stesso tempo questa eleganza, ti dà questo tono elegante. Mi piace veramente tanto ed è Nota Blu di Gattinoni. Poi un altro profumo che ho è Amore di Bottega Verde. Questo profumo l'avevo preso prima di Natale, adesso non mi ricordo precisamente quando. È un formato da 50 ml, è un eau de toilette. L'avevo pagato intorno, fate conto che a prezzo pieno costa sui 39,90 euro, io l'avevo pagato mi sembra 11 euro. È un profumo che anche qui ha questa nota di rosa che spicca perché nel cuore c'è rosa e iris, ma comunque primeggia la nota della rosa. E ha questa apertura fresca e briosa, si sente tantissimo la nota del limone e dell'arancio, che sono le note che caratterizzano l'apertura di questo profumo, e gli danno questa freschezza. E poi subentra appunto questa nota di rosa, che è lei la protagonista, e poi ha questo fondo di ambra e fava tonka che gli danno quella dolcezza, quella rotondità, quello spessore. Lo trovo un profumo adatto per l'autunno, questo. E anche per la primavera, insomma, per le mezze stagioni mi piace tanto. E come persistenza su di me ha una persistenza media rispetto ad altri di questa linea, tipo l'altro che ve ne avevo parlato un po' di tempo fa, che si chiama Meraviglia, che ha un'ottima persistenza. Questo è un pochino più intimo, un pochino più discreto come profumo. Rimane sulla pelle, però non è così intenso da essere percettibile anche, insomma, fino a sera, ecco, rimane molto leggero, molto intimo e quindi nella seconda parte della giornata lo senti se ti annusi le braccia. Sui vestiti rimane attaccato, insomma, si attacca bene nelle fibre, lo sentite anche il giorno dopo, però anche nelle fibre comunque rimane delicato. È proprio un profumo che nasce, insomma, delicato, non è uno di quei profumi prorompenti, uno di quei profumi che entrate in una stanza e si propaga, insomma, vi annuncia, vi fa sentire che siete arrivati. È un profumo piuttosto intimo e va questo suo carattere animo intimo, insomma, va pronunciandosi, insomma, esce sempre di più durante il passare delle ore. Comunque è un buonissimo profumo ed è Amore di Bottega Verde. Un altro profumo sempre di Bottega Verde molto buono è Boccioli del Roseto. Questo ha un'ottima persistenza rispetto a quello, ha proprio una intensità, lascia una scia. È un profumo che proprio dalla mattina alla sera lo senti sui vestiti, resta attaccato per giorni. È veramente un ottimo profumo, ha questa apertura dolce e anche un po' acidula perché ha questa nota di lici, ha questa nota di mora e poi ha questa nota nel cuore di rosa che si sente molto bene ed è accostata alla peonia che gli fa proprio da sottofondo, esalta questa nota di rosa, questa parte della peonia gli dà quella polverosità, ha questa dolcezza della rosa, mi piace tantissimo e poi ha questo fondo muschiato e dolce.
che poi è quello che gli dà questo sentore talcato a questo profumo, veramente ottimo. E questo profumo qua è un profumo che si avvicina tantissimo, somiglia tantissimo a questo profumo che avevo trovato al mercatino dell'usato, che è il Midnight Rose Tresor di Lancôme. È veramente molto simile come profumazione. Il Tresor ha questa apertura dove troviamo il lampone, qui invece troviamo la mora e il lici. Questo profumo ha nel cuore la rosa e la peonia, e anche qui abbiamo la rosa e la peonia. Hanno delle similitudini molto, molto forti, insomma, si avvicinano molto, e come persistenza, proiezione, scia, questo profumo qua ha delle ottime prestazioni. Non dico al pari di questo, ma comunque si difende bene, cioè il confronto lo regge con questo profumo. E siccome questo profumo qua, per chi ama il Midnight Rose Tresor, che è sempre difficile da trovare, quando lo si trova su internet ha dei prezzi. Provate a fare un salto da Bottega Verde se ce l'avete vicino e a sentire questo, perché può essere una valida alternativa per chi ha sempre amato questo profumo. Veramente buono, elegante. Questo è molto femminile. Io l'ho preso questo da spruzzare proprio sugli indumenti perché mi piace ritrovarlo sugli indumenti. L'ho testato ovviamente per metterlo sulla persona per vedere com'è ed è veramente eccezionale come performance. Ed è Boccioli del Roseto di Bottega Verde. Poi un altro profumo che l'avevo preso l'anno scorso è questo profumo che si chiama Oud al Moubacar, questo profumo ad opera di profumieri arabi. È questo profumo che si apre con la nota dello zafferano e del bergamotto, c'è cioè questa parte speziata e fresca, mi piace tantissimo. Nel cuore il duo rosa e violetta che adoro, lo spruzzo di qua. E poi nel fondo c'è sandalo, muschio, patchouli e fava tonka. È un ottimo profumo per quanto riguarda la persistenza, per quanto riguarda la scia e la proiezione. Questo è veramente ottimo. Ed è quello con il tappo dorato, perché c'è anche una versione con tappo argento. Io ho preso quella con tappo dorato. E questo è un 100 ml. Fate conto che l'avevo pagato, un Eau de Parfum. L'avevo pagato 11 euro, si sente tantissimo la nota dello zafferano, quindi vi deve piacere e si sente per un po', poi dopo si smorza ovviamente questa parte, questa nota di zafferano e lascia spazio proprio a questa nota di rosa e di violetta e poi c'è tutta questa nota di fondo che danno quel senso di dolce, quel senso di cremosità. Anche quella punta di terrosità data dal patchouli si percepisce, comunque si sente tanto sandalo, muschio e fava tonka, almeno su di me. Il patchouli lo sento di accompagnamento, ma non spicca particolarmente tanto. E le protagoniste sono proprio la rosa soprattutto e la violetta che gli dà quella polverosità, un po' come prima la peonia accostata alla rosa nel profumo di prima di Bottega Verde, qui è la violetta che fa da sottofondo a questa nota di rosa. È veramente un ottimo profumo. Questa è una fragranza unisex. Io mi sono sempre trovato bene. Chi me l'ha sentito addosso mi ha sempre fatto i complimenti. Ed è Oud al Moubacar. Ottimo. Poi, penultimo profumo, ve l'avevo fatto vedere poco tempo fa. È questo profumo che si chiama Montage Blush, che è questa ispirazione al profumo di Montal Roses Musk. È buonissimo, è questa rosa muschiata, si sente tantissimo appunto questa parte di rosa, questa nota di muschio che anche qui va a esaltare questa rosa e poi si sente questo accordo proprio talcato, muschiato e di rosa. Veramente buono, ha una persistenza media questo profumo. Comunque, diciamo che le prime 3 ore, 4 ore che ce l'avete addosso è un profumo comunque buono, non si può assolutamente dire niente di che. Nella seconda parte della giornata è sulla pelle con questi sentori più appunto muschiati, talcati e di rosa in maniera più leggera. Sui vestiti si sente anche il giorno dopo, rimane nelle fibre, si sente, si avverte che hanno un profumo, si sente proprio questo profumo
caratteristico di questa rosa, di questa nota muschiata, è veramente piacevole. Io questo l'avevo pagato 5,50 euro, è un 100 ml e ne vale veramente la pena perché è un buon profumo. Insomma, se vi capita di trovarlo a questi prezzi, sentitelo, se vi piace. Insomma, può essere un buon profumo, è un profumo fatto in India, tra l'altro, è fatto bene, mi piace, ha una buona profumazione. Poi ho visto che alcuni di voi, quando ve l'avevo fatto vedere l'altra volta, lo avevano visto, l'avevano trovato, e comunque è un profumo anche questo che ti fa sentire bene quando ce l'hai addosso e che ti dà un senso, oltre che di eleganza e di appunto di essere a posto, proprio sentirti appena saltato fuori dalla doccia, pulito, vestito bene, elegante, ti dà anche un senso di benessere, di equilibrio. Ecco, mi piace veramente tanto questo profumo ed è Montage Blush del marchio Mirage Brands. E poi l'ultimo, che è il mio preferito in assoluto, è Rose Gourmand di Zara. Questo profumo è fenomenale, è un profumo che ha questa rosa protagonista, questa rosa dolce, questa rosa vanigliata, zuccherina. Ve l'ho già detto tantissime volte, insomma, tutte le volte che ve l'ho mostrato. È ottimo questo profumo, ottima la persistenza, ottima la proiezione, ottima la scia. Sui vestiti, anche dopo lavati, lo si ritrova, è veramente un profumo da mille una notte. Se devo essere più critico, nel senso più critico, se devo essere più analizzarlo con occhio più critico, lo vedo più adatto per la parte finale dell'anno, forse più in inverno, in autunno o all'inizio dell'anno, tipo gennaio, febbraio. Ecco, un profumo più da temperatura fredda rispetto agli altri, che si sposano bene con le temperature primaverili, estive e anche autunnali. Ecco, questo lo vedo proprio più per la parte finale dell'anno, perché un signor profumo è un ottimo profumo sotto proprio il punto di vista della presenza e, come vi dicevo anche prima, della persistenza, della scia che lascia, della proiezione che ha, ottimo. E molto intenso, molto presente, magari in estate. Io l'ho messo e non mi ha dato fastidio, però magari persone che vogliono magari un profumo più leggero, più tranquillo, mettiamolo tra virgolette, in estate, questo magari risulta un profumo bello tosto, ecco, però veramente, veramente ottimo profumo. Io vi ho detto tutto, vi ho fatto vedere tutti i miei profumi con la rosa. Come sempre ringrazio i nuovi iscritti, grazie a tutti voi per il sostegno, per i commenti, per la vicinanza, grazie come sempre. Vi lascio il link per potermi seguire su Instagram, se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale. Io vi ringrazio come sempre e noi ci sentiamo nel prossimo video. Alla prossima, ciao a tutti!